Ben ritrovati, un saluto a voi tutti, appuntamento con l'editoriale in questo sabato 18 maggio. Prendiamo riferimento da quanto abbiamo già sentito, abbiamo già potuto leggere dall'informazione di ieri venerdì 17 maggio, ossia di quanto accaduto nel Padovano, dove 11 studenti sono risultati feriti, per fortuna, lievemente. Perché? Perché l'autista era ubriaco e quindi il bus che guidava si è ribaltato. Ma non è solo questo il problema. La cosa più grave è che dopo l'accaduto è scappato, è andato via, lasciando lì i bimbi intrappolati nel bus. Insomma il, fermato, il responsabile poi è stato individuato e fermato ed è risultato un romeno con precedenti penali positivo all'alcol test. Ora indipendentemente dalla nazionalità, perché non è questo il problema, ci fa pensare il fatto che abbiamo già sentito una notizia del genere, tanto che tutti dal punto di vista politico si erano affannati a riferire chi avrebbero trovato le giuste soluzioni, affinché non accadesse nuovamente che... Chi ha avuto problemi penali, chi ha avuto problemi eccetera eccetera, non potesse, come ritiro la patente, non potesse guidare più degli scuola bus. Ora noi sappiamo che la pubblica amministrazione è lenta, approvare una norma è lento, insomma la lentezza della pubblica amministrazione la conosciamo bene, ma eh, qui il problema è veramente... Grave nel senso che dopo tanto tempo non si può più pensare che si possa far guidare il bus e adesso vediamo a chi. Sì, leggiamo l'articolo integralmente. Abbandona i bambini, l'articolo è di eh, Serenella Bettin, abbandona i bambini feriti nello scuolabus dopo essersi ribaltato col mezzo e scappa. Bravo, veramente un codardo di prima categoria soprattutto perché si trattava di bambini. Il responsabile, risultato poi positivo all'alcol test e con precedenti penali, con precedenti penali, si fa guidare il bus a una persona che ha precedenti penali. Ma stiamo veramente a scherzare, ma io non lo so. È un autista di nazionalità romena, 51 anni, che ieri pomeriggio dopo aver caricato i bambini. E i ragazzi di alcune scuole elementari e medie della provincia di Padova ha avuto l'incidente ed è fuggito. Erano le 13.40. L'autista aveva appena fatto salire sullo scolabus, come tutti i giorni, gli studenti all'uscita da scuola al termine delle lezioni. Quando nei tornanti del Sassonegro, sulla strada che porta ad Arqua Petrarca, forse facendo una manovra azzardata, si è ribaltato rovesciandosi su di un fianco. 15 ragazzini e di bambini dentro lo scuola bus, tutti dai 7, ai 14 anni. dai 7 ai 14 anni. Sono dei piccoli e si affidano questi piccoli nelle mani di colui il quale risultava già che aveva avuto problemi, ma insomma, con precedenti penali. E proprio a chi ha procedenti penali, voi dovete far guidare un mezzo ed essere a contatto con questi piccoli. Tanta la paura, gli scolari spaventati sono rimasti da soli all'interno del bus e 11 di loro sono finiti in ospedale con ferite e abrasioni da medicare. Nessuno di loro fortunatamente era grave. Chi ha visto la manovra, stando alle testimonianze raccolte dagli investigatori, ha visto il pulmino andare a zig-zag e poi rovesciarsi. E ieri pomeriggio i carabinieri e le forze di polizia stradale stavano facendo i dovuti accertamenti per capire se l'uomo fosse stato in stato di ubriachezza. Allora, non solo, ci sono i diversi aspetti negativi, i diversi passaggi che coinvolgono un più più settori. Allora, abbiamo già riflettuto sul fatto che chi ha precedenti penali non deve poter avere contatti con i più piccoli. Abbiate pazienza, l'integrazione sì, ma non certo con i più piccoli. Si dà la possibilità di guidare un mezzo e anche questo è ancora grave. E poi, noi dobbiamo pagare carabinieri e polizia che devono rincorrere questo disgraziatone per acciuffarlo. Quindi non solo il danno sociale, anche il danno economico. E tutto perché? Vediamo, andiamo avanti. Allora, in stato di ubriachezza si dice, circostanza quest'ultima accertata nel corso della giornata, positivo alla testa. Tenete presente che è stato fatto dopo diverse ore, figuriamoci, fatto al momento giusto. Alcune persone che passavano di là, vedendo lo scolabus ribaltato in mezzo alla strada, si sono fermate soccorrendo i ragazzini che erano rimasti dentro. Subito sono stati chiamati i soccorsi e nel giro di breve sono arrivati i carabinieri, la polizia stradale di Padova, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Ma l'uomo che lavorava da un mese per conto della ditta, che aveva in appalto il trasporto e aveva avuto la patente sospesa nel 2017, cioè io cioè leggendo questo articolo mi viene il dubbio è una battuta naturalmente che è come se fosse il copia incolla di quanto abbiamo letto tempo fa, perché è la stessa situazione. Cioè gli è stata sospesa la patente nel 2017. E com'è? Gli è stata sospesa la patente del 2017 e voi li fate guidare proprio un bus, un pulmino che deve trasportare i bimbi. Ma siete veramente impazziti, tra virgolette impazziti, per non dire un altro termine più usato dai film di Lino Banfi. Allora Aveva già fatto perdere le sue tracce, era scappato il codardo, scappando attraverso i campi. Solo dopo due ore è stato rintracciato lungo la regionale da una pattuglia dei carabinieri di Este, pagati da noi. Sì, ma lo sto sottolineando perché al termine faremo la conclusione di questo editoriale. I militari, la riflessione conclusiva, i militari si sono insospettiti vedendolo uscire dalla campagna. Appena li ha visti, ha provato nuovamente a scappare, ma non ce l'ha fatta perché gli uomini in divisa lo hanno bloccato. E eh sì, dobbiamo anche rincorrerlo. I nostri carabinieri devono anche perdere tempo a rincorrere certi soggetti. E non c'entra la nazionalità. Non so se è chiaro. Portato in caserma ieri pomeriggio, i militari dell'arma stavano effettuando i dovuti accertamenti per capire lo stato psicofisico dell'uomo anche se il tasso alcolico potrebbe non dire il vero essendo passate alcune ore. Era l'unico adulto presente sul bus e tu scappi, codardo, lasci i bimbi da soli. Responsabile dei bambini e con l'obbligo di prestare attività di soccorso, codardo, sei scappato via, hai lasciato quei bambini lì. Sul posto anche il sindaco e qua viene il bello. Ecco, adesso arriva il sindaco. Certamente arriva il sindaco, io non ho il piacere di conoscerlo, ma arriva sul posto anche il sindaco Luca Callegaro, spero che si pronunci così, che poi si è diretto al pronto soccorso per far visita ai bimbi e ci laviamo la coscienza con queste visite, non lo so, certo i sindaci arrivano poi, i sindaci devono arrivare prima, i sindaci devono verificare prima a chi stanno dando in mano il servizio, i sindaci devono agire prima, specialmente se già in altre occasioni la stampa a livello nazionale ne ha parlato di questo problema. Un caso con fotocopia, identico, gemello. Ma come mai possibile che tante persone coinvolte non possano aver verificato una cosa del genere? Allora, l'azienda che ha in subappalto e che quindi dà la possibilità di guidare un mezzo a chi gli è stata ritirata la patente e quindi già fa il suo errore, un mezzo che deve trasportare i bimbi, un'amministrazione comunale che dà in subappalto il pulmino e non si rende conto di chi lo sta guidando, cioè di una persona a cui gli è stata ritirata la patente nel 2017. E allora vedete bene che gira e rigira, andiamo a finire sempre lì dove c'è la mala amministrazione, la mala politica, colui il quale non ha esperienza, non ha tempo evidentemente per dedicarsi a quelli che potrebbero sembrare dei cavilli, ma possono risolvere tante problematiche, deve... Fare altro, fare il politico non è come, non lo so, andare a pesca, andare a fare una partita di calcetto. Fare politica significa avere grosse responsabilità, ma bisogna avere anche le giuste competenze. Se non le si hanno, perché ci si può tutti presentare alle elezioni, in coscienza si deve sentire quale necessità di restare a casa. E soprattutto, quando succedono queste cose, di continuare a restare in comune per guardare le carte, risolvere il problema, i tanti altri problemi, perché le passerelle a pronto soccorso e dovunque si vada non servono a nulla, ma proprio a nulla, se non a dire io ci sono, tu ci dovevi essere prima politica affinché questo non avvenisse. E allora io direi sicuramente sarà stata fatta una circolare a suo tempo per sensibilizzare tutti i sindaci a verificare gli appalti di questi pulmini che trasportano i bimbi. Sicuramente ci sarà stata, ma sicuramente c'è stato un politico del nostro governo, indipendentemente dal Ministero competente, che abbia avuto l'idea, un parlamentare, un senatore, qualcuno, di dire allertiamo tutte quelle agenzie che hanno educative pubbliche e private affinché facciano maggiore attenzione e allertiamo anche le prefetture. Qualche cosa si dovrà fare o vogliamo aspettare il prossimo problema? Una cosa è l'integrazione, altro è non fare il proprio dovere e in questo caso sicuramente c'è qualcuno che non lo ha fatto e noi ci auguriamo che la magistratura possa far luce perché quando i genitori mandano o accompagnano e quindi lasciano nelle aule scolastiche, negli edifici scolastici, i loro bimbi devono avere la certezza, avendo già avuto la fiducia di portarli lì, che nulla gli possa accadere perché tutto quello che succede viene fatto nei minimi dettagli, Mai un genitore lascerebbe il proprio figlio nell'auto a colui il quale gli è stata sequestrata la patente e non sappiamo per quale motivo. Mai lo farebbe. E se non lo fa il genitore, non lo deve fare nemmeno la pubblica amministrazione, indipendentemente se quello è stato fatto in subappalto o in appalto. Ma poi bisogna, e concludo, grazie di aver ascoltato il mio editoriale. Riflettere anche su quali siano i servizi da affidare a terzi, cioè ai privati, e che invece debbano essere esclusivamente gestiti dal pubblico, dallo Stato, perché ci sono dei servizi che sì sono essenziali, ma allo stesso tempo devono essere realizzati, seguiti proprio dallo Stato. Su questo bisogna riflettere, perché se lo Stato, con la sua politica, con la sua pubblica amministrazione, non è capace di preservare l'incolumità di coloro i quali usufruiranno di questi servizi pubblici affidati a soggetti privati, deve trovare una soluzione che non può essere aspettare che succeda un altro problema ai danni dei cittadini che si stanno amministrando. Un saluto a voi tutti, buon fine settimana e dimenticavo la cosa più importante di oggi, ossia che è già iniziato il triduo di preparazione per quanto riguarda i festeggiamenti solenni in onore di Sante Eustachio ad Acquavia delle Fonti. Sante Eustachio è il patrono della nostra città e quindi il 19, 20, 21 maggio sono le tre giornate dedicate al Santo Protettore. Questo trido di preparazione iniziato ieri continua oggi, sabato 18, domenica 19 e quindi poi il giorno della festa è il 20 maggio, quando ci saranno le diverse celebrazioni all'interno della Concattedrale di Acquaviva delle Fonti, alle 9:17:30 e 19. Quella delle ore 19, che è la solenne celebrazione eucaristica, sarà trasmessa in diretta dalla nostra emittente televisiva. Alle 20 poi seguirà la processione del santo per alcune strade della nostra città e quindi per Piazza Vittorio Emanuele II sicuramente. Vi ringrazio della vostra attenzione, buon fine settimana.